Alla stessa è l'ultima puntata del ciclo dedicato alla storia di Gradio. Questo è il, eh, il libro, la stella, il podcast light del nucleo di informazioni esistente. Io sono Massimo, troverete tutti i, riferimenti, i nostri riferimenti social e anche il nostro sito dove potete andare a scaricare il nostro giornale il Faro in formato PDF gratuitamente. E qui siamo alla sesta ed ultima puntata sul ciclo di Gradio, eh, la parte italiana della rete 6 europea, che abbiamo cominciato qualche tempo fa, di cui abbiamo già fatto 5 puntate, e questa è la conclusiva. E tratteremo della rivelazione di Gradio, di quando Gradio uscì alla ribalta nel dibattito pubblico, eh, quando l'opinione pubblica arrivò a conoscere Gradio in maniera stabile. E vedremo anche che cosa successe, che cosa portò appunto a questa liberazione di radio. Eh, nel farlo, vi ricordo che le nostre ricerche sono tutte ricerche amatoriali, tutte ricerche dal basso su documenti aperti e che noi vogliamo dare spunti di ricerca, non è certamente che in queste sei puntate del podcast eh, siamo riusciti a tratteggiare una. Un ritratto di Gradio, ma non è certamente esaustivo né completo, per cui vi invitiamo a ricercare da voi anche i dati, le fonti, e perché è anche molto interessante Gradio, perché poi va a, un po' a comprendere tutta la storia italiana del secondo dopoguerra. È veramente un argomento onnicomprensivo. Bene, come siamo arrivati a sapere eh, di Gradio? Perché Gradio ce l'ha rivelato. Eh, in una lettera eh, alla commissione parlamentare sulle stragi e sul terrorismo, una lettera inviata il 24, eh, il 24 ottobre del 1990 e fece anche un il discorso. Il nostro eh, allora presidente del consiglio italiano Giulio Anderotti, che è un personaggio che eh, ha praticamente visto è sempre stato presente in. Qualsiasi avvenimento che abbiamo trattato qui, qui con INI, e che tratteremo anche perché, comunque, è stato forse il personaggio principale italiano politico della seconda, del post Seconda Guerra Mondiale. E Giulio Andreotti cosa fa? Eh, ritiene la mh, spiegazione ufficiale, perché poi vedremo che la spiegazione ufficiale nota è una, ma è anche possibile altre, sono anche possibili altre spiegazioni, altre. Eh, possibili letture del fatto cosa dice praticamente in una reazione in questa lettera inviata il 18 ottobre alla commissione parlamentare sull'estagione e sul terrorismo e eh, poi confermata appunto nel discorso del 24 ottobre 1990. Praticamente, lui dice che cioè, questo esercito, diciamo paramilitare, questa formazione paramilitare che Aveva preso elementi, come abbiamo visto nelle scorse cinque puntate, eh, sia civili che militari, e che era praticamente una rete di protezione del nostro paese contro un'eventuale avanzata comunista o del paese del patto di Varsavia. Non era il primo Anderotti che parlò di Gradio, perché già il terrorista di destra, il terrorista fascista Vincenzo Vinciguarra, che abbiamo già trattato eh, con una puntata dedicata del nostro podcast, il e la stella aveva parlato durante il processo per la strage di Peteano di una struttura parea ai servizi di sicurezza che dipendeva dalla Nato. Ecco, questo in Italia potrebbe essere eh, fonte di fraintendimento, perché comunque non era grado Gradi un'unica struttura parea ai servizi di sicurezza che dipendeva dalla Nato. Cioè, eh, gli Stati Uniti, gli inglesi, eh, vinta la guerra contro l'Italia, chiaramente installano in Italia varie formazioni paramilitari finanziano come anche vedremo eh, e si legge nel libro di questa puntata che consigliamo quasi in ogni puntata consigliamo un libro e il link lo troverete in descrizione appunto, questa volta il libro è Giacomo Pacini che è un giornalista è un studioso veramente veramente valido, è molto molto serio e, e che fa un lavoro incredibile sulle fonti soprattutto fonti archivistiche è veramente un, un una ricchezza per questa persona. Eh, il libro si, si chiama Le alte gradi o la lotta segreta anticomunista in Italia dal 1943 al 1991, che praticamente parla di mh, tutte le formazioni, partiamo dai circoli dell'estrema destra triestina, i circoli sportivi de, dell'estrema destra triestina per arrivare veramente ai nuclei di difesa dello Stato, al noto servizio, insomma. In Italia vi, è un, vi sono stati una miriade di formazioni, di, eh, anche di piccoli circoli che dalle poche decine di persone alle migliaia di militari addestrati hanno praticamente continuato a tenere in Italia viva la fiamma dell'anticomunismo e quando andava bene, perché poi ci sono state persone di queste formazioni coinvolte anche in... in Atti, in veri e propri atti di meteorismo, come appunto la strage di Paterano, la strage di Piazza Fontana il 12 dicembre 1969, insomma è, anche, fa parte anche di quel dibattito che eh, dopo la scoperta, dopo appunto la scoperta no, dopo la rivelazione di Andreotti che esisteva a Grado si è un po' Eh, corsi ad addossare tantissime cose a gradio, cioè nel senso eh, dietro Piazza Fontana c'era gradio, dietro la strage Piazza della Rogia Brescia del 74 c'era gradio, insomma tutta una serie di... di, di, di mh, si è un po' usato gradio come uno scudo, no? mm, Come uno scudo dietro qua a nascondere tante cose. E infatti una delle tesi di Pacini che... Sentiamo anche di fare nostre, è che Anderotti diede in pasto all'opinione pubblica gradio che tutto sommato era una formazione superata, nel senso che era attiva fino alla, fine degli anni, fino alla fine degli anni 40, poi ufficialmente solo dagli anni 60. Ma insomma, era veramente attiva praticamente da quasi prima della fine della guerra era forse una formazione. Una struttura militare superata, una struttura militare segreta superata perché eh, vi erano altre. Era un momento, quegli anni, i primi anni 90, che poi vedremo anche per altri avvenimenti, anche in, in altri podcast, erano momenti di grandi cambiamenti. Eh, cadeva il muro di Berlino, per cui finiva praticamente l'epoca del comunismo in Europa e non solo, vi erano, tutti, vi erano, vi erano grossi stravolgimenti. Per cui. Secondo noi, e magari con una visione forse non corretta che però noi ci sentiamo di dire, caduto il muro di Berlino, ci si è liberati di qualche scheletro nell'armadio, vedi Gradio, per tenersi degli altri, nel senso io eh, ti dico che esiste Gradio, però tutto ciò che è oltre a Gradio, di difesa dello Stato, farange armata, eccetera, non, non te lo vengo a spiegare perché tu sei impegnato con Gradio. Quando Andreotti eh, scrisse quella lettera il 18 ottobre del 1990 non era la prima volta che poneva la questione di gradio, eh, praticamente udito dalla commissione due mesi prima ad agosto del 1990, eh, ne aveva già parlato con, con la commissione. Per cui Andreotti aveva questo colpo in canna, diciamo. Ma perché parla eh, Parla appunto di, di Gradio, perché appunto nel colloquio avuto nell'estate del 1990 in commissione strada con il giudice Felice Casson, che è il giudice che ha un po' cambiato la storia delle indagini sull'assaggio di Petriano. Perché la l'assaggio di Petriano era praticamente stavano languendo nel nulla, con, come abbiamo visto anche in precedenti podcast. Venivano arrestati dei malavitosi di Gorizia, ma ehm, non si seguì la pista nera, stupido. stupido si inseguì la pista rossa tentando di addossare l'accaduto, cioè, ovvero l'uccisione di tre carabinieri alle Brigate Rosse o comunque al terrorismo di sinistra secondo uno schema ben conosciuto che è stato corrodato eh, fin da Piazza Fontana, se non da prima. Che dava la colpa alla sinistra per invogliare, innescare una risposta governativa di ordine e quindi di qualcosa che sarebbe molto piaciuto a destra, nel parlo con Casson. Perché praticamente Casson va a scoprire che dietro a Peteano comunque vi è tutta una struttura eh, paramilitare e Casson non ne ha incontrata solo una. Nelle sue indagini non ha incontrato solo Gradio, ma ha incontrato anche altre strutture che lui ha messo sotto l'ombrello di Gradio perché non è riuscito a fare indagini più approfondite o perché è stato fermato perché non c'erano dati, non c'erano comunque indizi. O perché non ha saputo dargli altri nomi, cosa succede? Il caso di gradio, eh, cioè il caso di questa struttura segreta in Italia, non è stato subito recepito dall'opinione pubblica come clamoroso, ma molto lentamente, chiaramente perché vi erano anche altri, altri elementi internazionali, altri accadimenti internazionali, che attiravano l'attenzione di tutti, nel senso che eh, ad agosto del 1990, il presidente iracheno Saddam Hussein aveva appena invaso i Kuwait, eh, per cui poi ci sarà una risposta americana che poi intervenne militarmente. Insomma, per cui le prime pagine dei giornali italiani in quel settembre erano dedicate a, a altro. Ma dalla fine di ottobre, eh, la stampa cominciò a stare più sul pezzo, più sulla notizia e già il 4 novembre uno dei quotidiani italiani più importanti, ovvero il Corriere della Sera di Milano, ti trovava in prima pagina Tempesta sui misteri di radio. E praticamente poi, dopo poco, questa questione divenne materia di polemica politica tra il governo e l'opposizione, perché chiaramente l'opposizione di sinistra diceva che per eh, 40 anni siano si sempre costituiti strutture militari costituite, scusate, strutture militari segrete con l'avallo dello Stato e sotto l'ombero della Nato per combattere il comunismo e la libertà in Italia. Ecco, anche perché vi furono contrasti tra le due cariche più alte dello Stato, vale a dire il Presidente del Consiglio Andreotti, che fece questa rivelazione, e il allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che Apparentemente non fu informato delle intenzioni di Anderotti di eh, esporre pubblicamente radio e lui disse una cosa molto interessante: così fece molte esternazioni, eh, lo conosciamo anche come il picconatore per alcune sue esternazioni successive, ma eh, fece molte interviste e disse che eh, lui. Eh, Aveva fatto parte di gradio e, e ne andava fiero perché era l'esercito della libertà. Ma Costiga disse anche altre cose molto interessanti: disse anche che fece parte di formazioni paramilitari finanziate dalla democrazia cristiana. A partito qua apparteneva che è proprio ciò di cui parla. Pacini nel suo libro Le Altre Gradi, la lotta segreta anticomunista in Italia dal 1991, che dedica più capitoli al MACI, il movimento d'avanguardia cattolico italiano, e altre formazioni paramilitari cattoliche che praticamente combattevano contro il, una possibile avanzata del comunismo in Italia, ecco, più che un'invasione sovietica perché i primi tempi era quello ma comunque schedavano gli appartenenti a PC, i dirigenti del PC eh, ad esempio come vedremo, nel, adesso sarà tanto un po' di pari frasca, ma come vedremo nel golpe borghese che trattiamo e tratteremo anche in una puntata da, dedicata a quello eh, nella notte tra il 7 e il 8 dicembre 1970 quando vi fu il Tentativo, un colpo abortito, chiamano, chiamatelo come volete, eh, di Unione Valle Borghese e dei suoi neofascisti, mafiosi e pezzi dello Stato. I dirigenti del PC, molti dirigenti del PC, anche delle formazioni giovanili, non dormirono nel proprio letto: cioè, si allontanarono da casa perché furono avvertiti di una possibile che potevano essere imprigionati e portati molto probabilmente a Capo Marraggio, che è il posto dove si addestravano i gladiatori e dove sarebbero stati rinchiusi i detenuti politici. Per cui vediamo che c'è tutto un quadro no? di, eh, molto complesso, diciamo, che parte certamente dalla nascita ufficiale di Gradio, che è il 26 novembre 1956, come abbiamo visto, con un accordo tra il nostro allora servizio segreto SIFA e la CIA. ma... Comincia già da molto prima, noi in questo podcast abbiamo appunto, eh, si può datare gradio con l'ingresso dell'Italia nella Nato nel 1949, nello stesso anno nel quale si formò il SIFA, ma ci furono già accordi precedenti, specialmente tra gli americani e la struttura segreta che operava in Italia, cioè i servizi segreti dell'epoca italiana, insomma. Um, vi furono moltissime cose che, appunto, anche come narra, tipo Daniele Gans nel suo libro di Eserciti Segreti della, della Nato, che è un altro libro interessantissimo e essenziale, che lasceremo anche in nella descrizione in calce. Praticamente, è quello che poi da quanto noi in poi succede quello che abbiamo trattato nelle cinque eh, puntate precedenti. Certamente, la magistratura dal 90-91 cominciò a eh, indagare, vi furono praticamente quattro diverse procure che indagarono sul vicino connesso agrario e dieci processi istituiti con scopo di accettare le presunte deviazioni avversive che sarebbero state attuate dai membri della struttura. C'è da dire una grossissima, uh, uh, un grandissimo dato che Salta gli occhi, è che i processi ben 10 e le indagini, non hanno portato a nessuna condanna, per cui non c'è stata nessuna condanna, non c'è stato niente, eh, non c'è stato nessun condannato. E chiaramente, dopo la rivelazione di Android, c'è state anche grandissime discussioni sulla legittimità o meno, cioè sulla valenza giuridica o meno di gradio, Qui praticamente finisce un po' la storia di gradio, ma soprattutto fa anche un po' ridere perché quando poi Andreotti eh, parlò, diciamo, quando poi esternò la ehm, resistenza di gradio, venne fuori questo documento, veramente Farrocco, che fa un po' la coppia con, in, con la lista degli appartenenti alla P2 di 622 gradiatori, cioè che fa veramente ridere, è un numero che fa veramente ridere. Perché i gladiatori, cioè gli appartenenti a gradio, erano molti molti di più come abbiamo visto nelle, nelle puntate precedenti: anche perché eh, eh, nel senso. Non è possibile che fossero così pochi, eh, c'erano anche addirittura della, dei deceduti in questa lista qua. Infatti, Costiga disse subito che a, che nell'organizzazione c'erano 1200 elementi ma anche questa è un, è un gioco a ribasso perché comunque e anche soltanto con le due formazioni, come abbiamo visto in eh, Friuli-Venezia-Giulia, che derivavano dalla Brigata Soppo, e la Brigata Zoppo, come abbiamo visto, è fondamentale nella storia di Gradio, e ne parla tantissimo Pacini anche nel suo libro, dove praticamente lo Zoppo è lo scheletro, la struttura portante della lotta anticomunista in Friuli praticamente fino agli anni '60. E già lì erano molti più di 1000 e 1200 metri, erano sui 5000 elementi soltanto in friuli, per cui vediamo che proprio numero hanno ah, il basso proprio numero insomma eh, veramente basso anche in asco in asco se ne scoprono eh, poco più di 100 invece cioè, così distribuiti in asco hanno la versione di nascondigli dove venivano nascosti armi ed esplosivi che, come abbiamo visto, poi non furono usati soltanto dai gladiatori, anzi, e, ed erano distribuiti così ufficialmente sul territorio: 100 nel Friuli Venezia Giulia, che vediamo appunto che Friuli Venezia Giulia con il suo confine eh, con la Jugoslavia era proprio il centro, l'epicentro il di Gradio. 7 in Vento, 5 in Trentino, 11 in Lombardia, 7 in Piemonte, 4 in Liguria. Due in Emilia romani, uno in Campania e due in Puglia, vedete che è proprio un numero bassissimo, che perché si trovò un nasco, eh, adesso sinceramente non mi ricordo dove, che praticamente era numerato 623, per cui gli altri dove sono, eh, quindi manca proprio un pezzo di gradio, insomma si è esposta a gradio, ma manca veramente un pezzo grandissimo di, di, di gradio eh, di quello che fu e di quello che poi anche diventò dopo la, la, la rivelazione di... Andreotti, sì, cioè finì eh, non finì grado, insomma, ehm, è un gradio veramente eh, esemplare eh, nella storia italiana per far capire bene cosa eh, possa essere stata l'Italia, cosa sia stato questo paese, nel senso che è un paese sicuramente a... Eh, sovranità limitata, perché comunque è un paese che ne esce sconfitto dalla seconda guerra mondiale e dove praticamente diventa l'ago della bilancia degli equilibri geopolitici eh, in Europa e non solo, perché essendo proprio in mezzo al Mediterraneo, in confinante con paesi comunisti, aveva il partito comunista più, più grande d'Europa dopo quello delle Lus, Insomma, tutto questo ha portato sicuramente in Italia a una grandissima forza della lotta anticomunista, ma anche perché poi. Forse anche un dato che comunque non viene abbastanza studiato, o forse viene passato un po' sottinteso, è che, comunque, dopo i vent'anni di fascismo tantissimi fascisti non si fermarono, ma. Rimasero anche nello Stato perché vennero traslati praticamente dallo Stato fascista a quello democratico. E però l'anticomunismo era veramente una cifra di vita, per cui una ragione di vita, per cui si continuò a essere anticomunisti. Ma anche poi la, fo la forza della democrazia cristiana che si opponeva anche militarmente al PC, insomma, è tutto grado Dentro grado, c'era veramente di tutto. Con questa rivelazione che sembra un po' come dire azzardata da un lato in la, versione di eh, di Anderotti perché sembra che veramente se ne esca così, che anche così lo sa. ma in realtà come tutte le cose che faceva Anderotti è molto calcolato ha, ha esposto Gradio ha bruciato Gradio e ha sicuramente salvato altre formazioni paramilitari ben più pericolose perché Gradio se poi vogliamo andare a vedere al netto di tutti i discorsi di legittimità di Gradio, di meno più, legittimo eccetera Gradio ha anche una struttura comunque della Nato, che è esistita anche in altri paesi, e nella sua funzione originaria, cioè quella di argine, di rotta eh, dietro le linee nemiche, è anche legittima, è anche giusta, nel senso, eh, uno Stato che si professa anticomunista, ci, ci potrebbe anche stare, ecco, cioè, nel senso, non è sicuramente nulla di scandaloso, e nulla di, di, di così pazzesco, come l'ha fatto passare anche certa sinistra. La cosa pazzesca invece è quello che eh, vi fu a lombra di radio, cioè praticamente aiuti al terrorismo, aiuti a reversione e tante altre cose che si è scoperte e tante altre cose che non si è scoperte, perché più, come abbiamo visto anche nel NIR, ma con i nostri modesti studi, ma anche leggendo la storia d'Italia del, del secondo dopoguerra, più si scava a fondo, più si vede che c'erano due dimensioni, la dimensione cosiddetta democratica dell'Italia nella quale... Dopo la Costituzione del 48 tutto andava bene e si viveva in democrazia, invece è un'altra sotterranea, ma, ne ma nemmeno troppo, dove veramente c'erano fortissime forze avversive conservatrici, tutto quello che volete, un PC che si contrapponeva sia a queste forze sia in un certo senso a Mosca. E Tutta una situazione molto, molto più complessa, delle quali si stanno vedendo i contorni soltanto adesso, ad esempio, con il caso Moro, eh, dove il Gradio c'entra, con tantissime cose dove veramente c'è ancora bisogno di studiare e di capire. Noi tentiamo di dare il nostro piccolissimo contributo, sperando che questa serie di Gradi vi sia piaciuta e vi soprattutto vi abbia fatto interessare a questi avvenimenti che sono veramente interessanti. Per cui cogliamo l'occasione per salutarvi e per chiedervi di mettere un like dove si può mettere un like nei nostri social se vi è piaciuto il nostro podcast e di continuare a seguirci. Io vi ringrazio e ci sentiamo prossimamente.